presenza di tanti attivisti, simpatizzanti, eletti, cariche elettive da tutta l'Emilia Romagna. Non vorrei far torto a nessuno, ma qui abbiamo qualcuno che arriva dai confini dell'impero dall'altra parte. Abbiamo Piacenza, abbiamo Imola, abbiamo Bologna, abbiamo Riccione in presenza massiva, abbiamo Rimini, ovviamente, insomma, essendo noi ospitanti, abbiamo la Sardegna. Quindi è una cosa, un applauso alla Sardegna. Che... Donna Sardegna. Allora abbiamo, scusate perché sennò qua è un incidente di stato. No, però la Sardegna, ragazzi, cioè qui insomma. E poi c'è Zola, Casalecchio, insomma, quindi l'elenco insomma ed è una cosa molto bella, perché insomma io ieri sera pensavo, ho detto io presento, poi mi vado a sedere e ascolto con molto interesse, perché l'oggetto, come avete visto dall'evento, l'oggetto è un tema abbastanza tecnico, tecnico ma estremamente importante, sul sovraindebitamento, quindi sui sistemi e le soluzioni per i cittadini e per le imprese. Quindi stiamo parlando di qualcosa che interessa veramente interessa tutte le persone che si trovano oggi in una situazione di grave disagio, perché è un paese che bisogna risollevare. Adesso il Movimento 5 Stelle apre una fase completamente nuova, perché insomma ci si accinge ad andare al governo, questo è quanto, ma poi e quindi chiaramente ci si sta preparando per qualcosa di completamente diverso, noi sempre noi, però con un cambio di rotta, ha detto Beppe insomma l'altro giorno, no? Basta arrabbiarsi, adesso è ora di rimboccarsi le maniche e di stare a lavorare seriamente, perché questo paese, e chiudo perché presento il relatore perché ho parlato anche troppo, è un paese che per la posizione strategica nel Mediterraneo, per le opere d'arte che ha, dovrebbe essere il primo paese del mondo, abbiamo delle risorse, il problema che c'è, quindi il malgoverno durato per troppi anni, e credo che insomma la luce in fondo al tunnel ci possa, cioè che il Movimento, credo che il Movimento 5 Stelle sia l'unica luce in fondo al tunnel che si può trovare per far partire questo paese. Chiudo con questo, quindi presento i relatori, abbiamo l'avvocato Francesca Brugi del Foro di Bologna, che è specializzata nel sovraindebitamento, abbiamo Nunzia Candido, dottore in economia e commercio, funzionario di un istituto di credito, e un referente dello sportello di Bologna, abbiamo dottor Gilberto Battistini, commercialista, esperto in sovraindebitamento, nonché docente della scuola di formazione dell'Università Cattolica di Milano. Abbiamo Massimo Bugani, che è componente dell'Associazione Rousseau, nonché, ma questo insomma mi sembra che è superfluo dirlo, consigliere comunale di Bologna. Abbiamo Daniele Pesco, che è deputato, nonché componente della sesta commissione finanze della Camera, nonché componente, dopo qui mi verrebbe una battuta perché componente sostituto della commissione dei procedimenti del comitato sui procedimenti di stato d'accusa. Poi abbiamo il sindaco dell'Emilia Romagna, perché Mariano Gennari. Solo Mariano e Emilia Romagna, è vero? È ora che arrivi qualcun altro, vero? Mariano, che insomma con grande soddisfazione ormai da un anno, quanto siamo? Giugno 2016, da meno di un anno che insomma in questa bellissima cattolica, che ha un bellissimo logo, insomma, che quindi adesso c'è Paolo Rainone, che tarda ad arrivare perché è stato convocato in estremis e quindi è in commissione, ma arriverà, che è consigliere metropolitano della città metropolitana di Bologna, nonché consigliere comunale di Casalecchio e Vereno. Allora, quindi io ovviamente do la parola adesso a Massimo Bugani, che farà da moderatore in questo evento. Anticipo sin d'ora che, come tutti sapete, a chiusura dell'evento noi, anche insomma tutti coloro che hanno prenotato, ma qualche posto in più si potrebbe aggiungere,
saremo al piano superiore per una cena dove passeremo dalla parte seria alla parte ludica, che insomma qui in Romagna non ce la facciamo mai mancare. Grazie, Massimo. Grazie Carla, grazie di cuore per l'invito, intanto grazie a tutti per essere qui, è un'occasione sempre per intanto vedersi, salutarsi, abbracciarsi, farsi forza in questa sfida che è sempre più difficile, cioè al di là della sfida di cui parleremo oggi al tavolo, proprio in generale, credo che quello che ci attenderà nei prossimi mesi, visto le percentuali del Movimento 5 Stelle nei sondaggi che continuano a essere altissime, sarà una campagna diffamatoria nei nostri confronti di dimensioni spropositate, quindi prepariamoci veramente al peggio. Credo che fino ad ora abbiano scherzato con noi e stanno solo ora preparando davvero l'artiglieria pesante, quindi questo lo dico in apertura per tranquillizzarvi tutti, soprattutto chi si sta candidando a sindaco a Piacenza, che ci sono qui dei rappresentanti di Piacenza e a Riccione, che speriamo diventino altre due forze da affiancare a Mariano, in cui il movimento può iniziare a far sentire la propria voce, a rompere lo schema, perché ovviamente dall'opposizione si soffre, si combatte, ma i risultati che si ottengono sono purtroppo scarsi, lo sappiamo sia in Parlamento che nei comuni, è durissima, si soffre, si riesce a fare uscire, ecco, quantomeno un po' di informazione, si riesce ad alzare anche il livello di informazione, ma finché hanno il pallino in mano loro fondamentalmente fanno quello che vogliono, soprattutto nei comuni dove una legge simile a quella che avrebbero voluto mettere anche per l'elezione del Premier, di fondo crea delle dittature locali dove chi vince ha il potere totale e, come sappiamo, in queste terre viene gestito proprio come potere assoluto, e non ho paura di chiamarlo così perché davvero lo conosciamo per come è in queste terre. E dunque, quello di cui dobbiamo parlare oggi, poi darò subito la parola a Francesca Brugi, e vi devo confessare che quando a Bologna decidemmo di aprire lo sportello SOS Equitalia, che poi inizialmente anche chiamarlo Anti Equitalia, subito ci aveva creato l'accusa: voi non volete che le persone che non pagano le tasse siano salvate, volete salvare i furbacchioni, invece insomma la definizione giusta è SOS Equitalia, e comunque nonostante abbiamo corretto il nome, poi questo attacco ovviamente c'è arrivato lo stesso. Ma il mio timore più grande, al di là di questo, quando abbiamo aperto lo sportello a Bologna in un tristissimo giorno in cui purtroppo Gian Roberto Casaleggio doveva venire con noi a inaugurare quel punto, ma ebbe il malore che poi lo portò di lì a qualche mese ad abbandonarci, e quando aprimo quello sportello, il mio timore, di cui parlavo sempre anche con loro, tutti i ragazzi che dobbiamo veramente ringraziarli di cuore, perché poi c'è chi è in prima linea, che diventano volti più conosciuti e magari ci prendiamo i meriti di un lavoro infinito che fanno queste persone, che fate voi, non dico niente di nuovo, però davvero lo sportello SS d'Italia, e dopo ci dirà anche Mariano come si stanno organizzando, è un sacrificio enorme, è un contatto diretto con persone in difficoltà, è una responsabilità grande, e io ero molto spaventato perché dicevo, in molti dei casi vi troverete a dire a delle persone che arrivano allo sportello disperate con una cartella Equitalia che la cartella è giusta e deve essere pagata, tant'è che adesso poi Francesca vi dirà un po' di dati, ma effettivamente nella maggior parte dei casi succede questo, e questo mi spaventava perché dico, noi adesso facciamo la conferenza stampa, diamo grande eco a questo evento e poi siamo in campagna elettorale perché eravamo nel pieno, non vorrei che diventasse un boomerang, che poi ci dicono, sono andato lì e mi hanno detto, non sa far niente perché mi hanno detto che confermavano la cartella di Equitalia e che dovevo pagare. E invece il mio piacere immenso, e già loro mi dicevano, vedrai che andrà così, da me qualche timore anche loro, ma erano senz'altro più esperti di me in questo settore, e chi è avvocato come Francesca, e tutti loro, ma anche ci tengo a ricordare Giulio Cristofori, che è quello che fondamentalmente ha avuto per primo l'idea insieme a Francesca di far partire lo sportello, è stato, guarda,
le persone vengono da noi e si tranquillizzano, cioè anche se gli viene detto che devono pagare, la spiegazione, quindi davanti a cartelle in cui, lo sappiamo tutti, quando ci sono arrivate, forse c'è arrivata almeno una cartella, c'è arrivata a tutti quanti, non si capisce niente e la persona è debole, è fragile, è spaventata davanti a questa cartella e spesso crede anche di non dover pagare. Quindi la semplice consulenza, la spiegazione di che cosa è il pagamento, anche quando gli viene detto guarda sono 500 euro, 1000 euro, ma li devi pagare, dà la svolta. Cioè, siamo riusciti anche qui, come siamo stati un cuscinetto nel paese, abbiamo frenato l'ascesa sicuramente dei fenomeni che stanno nascendo un po' in tutta Europa e stiamo coagulando la rabbia dei cittadini verso qualcosa di positivo, di democratico, di pulito. Così anche credo che lo sportello alla fine abbia avuto una funzione importantissima dal punto di vista di sciogliere tensioni sociali. Io mi fermo qui e do la parola ringraziando, insomma poi magari lo rifarò, però queste tre persone insieme a tutti gli altri, anche Maria Teresa, quelli che hanno dato una mano a questo successo, veramente vanno ringraziati con tutto il cuore e già fin da ora gli farei un grande applauso. Buonasera a tutti, sono Francesca Brugi, avvocato del Foro di Bologna, gestore della crisi del sovraindebitamento per l'Ordine degli Avvocati di Bologna. Per prima cosa voglio ringraziare Carla di avermi coinvolto in questa iniziativa che sembra avere avuto un bel riscontro di presenze. E è importante parlare di Equitalia, è importante parlare di sovraindebitamento, è importante parlare anche di microcredito. Noi ci siamo occupati da febbraio fino a ieri, perché ieri eravamo allo sportello di Bologna, di persone che sono venute da noi in grande confusione. Perché il cittadino di fronte, l'accennava Max, di fronte a una cartella non sa neanche che cosa gli è capitato. Abbiamo aperto lo sportello dopo che l'avevano aperto in Sardegna, Maria Teresa si è occupata dello sportello di Cagliari in prima persona, vabbè comunque te ne sei occupata, l'avevano aperto in Sicilia, l'avevano aperto in Campania e i gestori dello sportello raccontavano di situazioni terrificanti, cartelle doppie, cartelle non mai notificate. In Emilia Romagna questo tipo di situazione non esiste, o quantomeno esiste in maniera veramente veramente minimale. Le persone che sono venute allo sportello, per la maggior parte piccoli imprenditori, ditte individuali, al massimo delle piccole SRL, quindi soprattutto piccoli imprenditori SAS, SNC, questi sono i soggetti che per la maggior parte arrivano da noi, erano e sono tutte persone che per un motivo o per un altro non sono riuscite a fare fronte ai loro debiti nei confronti dei vari enti che poi dopo incaricano Equitalia di recuperare il credito, perché si parla di Equitalia, ma in realtà Equitalia è un'agenzia, è una SPA, quindi lavora con tutti quei crismi delle SPA, deve fare soldi, che si occupa di recuperare un credito di cui è titolare un altro ente, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAI. Per la maggior parte delle persone che sono venute, questi tre erano e sono gli enti che maggiormente impongono tasse e tributi e quindi per la maggior parte poi dopo accumulano crediti nei confronti dei contribuenti, ma anche comuni, in parte, diciamo in minima parte, e le persone arrivano con l'ultima cartella di Equitalia, che solitamente non è neanche una cartella, ma è un preavviso di esecuzione forzata. In realtà dietro a questo preavviso di esecuzione forzata c'è tutto quanto un iter che appunto parte dall'ente impositore e pian piano
si arriva, quindi l'ente impositore prima manda la richiesta di pagamento, il pagamento non viene effettuato, viene mandato un sollecito, poi interviene Equitalia, fa un ulteriore sollecito, alla fine si arriva all'esecuzione. Le persone arrivano da noi che non hanno neanche idea di questo percorso, dicono mi è arrivata una cartella di Equitalia, non sanno neanche che questa cartella è riferita a un qualcosa di precedente. Purtroppo arrivano la maggior parte arriva in un momento in cui il credito nel merito non si può più discutere, perché nel momento in cui ti arriva una richiesta di pagamento da parte di un ente, se questa non è dovuta tu puoi anche fare un'opposizione, cosa che invece non è più possibile fare nel momento in cui ti arriva un preavviso di esecuzione. Quindi sostanzialmente le persone arrivano da noi che c'è poco più da fare, e quindi il nostro grande lavoro in questo anno di sportello è stato proprio quello di dare informazione. Innanzitutto spiegare alle persone una cosa fondamentale che sembra una banalità, ma al posto di coprirsi gli occhi, quando arriva una lettera, una raccomandata da parte di un ente che ti chiede dei soldi, di ritirarla, perché moltissime persone dicevano ma io non l'ho ritirata, pensavo che poi non andasse più avanti l'iter. Non funziona così, molti non lo sanno. Quindi le prime informazioni che abbiamo dato sono state proprio queste, che sembrano informazioni banali ma possono salvare delle persone, perché se uno riceve una raccomandata in una fase iniziale può anche scendere a patti con l'amministrazione e dire ti pago a rate, per cui nel momento in cui il cittadino ci dice io non lo sapevo, noi gli diamo questa informazione per il futuro e quindi creiamo dei cittadini che sono maggiormente informati, hanno più capacità di tutela, di autotutelarsi nei confronti di un ente che gli chiede magari un qualcosa che non è neanche dovuto, perché l'ulteriore conseguenza di prendersi la cartolina, la lettera, la prima lettera che arriva, è proprio quella di impugnare la richiesta nel caso in cui non sia dovuta, perché ci sono stati dei casi di richieste non dovute, di richieste che non erano legittime, ma ormai era troppo tardi, si era arrivati a una fase troppo avanzata dell'iter di recupero del credito. E quindi noi abbiamo cominciato a dare molte informazioni di questo tipo, abbiamo spiegato alle persone come capire che tipo di rapporto debitorio avessero nei confronti di Equitalia e degli enti, quindi spiegargli che bisogna andare a recuperare l'estratto di ruolo, che è un estratto proprio di tutte le posizioni che un soggetto ha nei confronti di Equitalia, e in questo estratto poi ci sono anche queste posizioni, vengono indicati anche gli enti creditori, e anche sapere il proprio debito che natura ha è già un'informazione importante. E poi negli ultimi mesi abbiamo cominciato a lavorare con la rottamazione. Con il decreto legge 196 del 2016, convertito in legge 225 del 2016, entrata in vigore il 3 di dicembre del 2016, che personale opinione è stato fatto semplicemente perché c'era un referendum da vincere, è stata introdotta la cosiddetta definizione agevolata del debito, volgarmente conosciuta come rottamazione. Ecco, molte persone, la maggior parte delle persone che sono arrivate da noi in questi ultimi mesi, sono state aiutate a capire se e come potevano rottamare delle cartelle che presentavano importi dovuti e che venivano sgravate delle sanzioni, degli aggi e degli interessi, che sono circa il 30%. Siccome spesso arrivano persone che hanno dai 20.000 euro in su, il 30% di 20.000, di 50.000, 100.000, 150.000 è abbastanza importante. Ieri noi abbiamo avuto 5 persone, e la persona che aveva il debito più basso era di 20.000 euro.
quella che ce l'aveva più alto era 128.000 e qualcosa. E erano tutti